Un Bari pratico e determinato porta a casa la prima vittoria del 2014, superando al San Nicola un Siena lezioso e poco incisivo. Una prestazione di grande accortezza per i Galletti, in cui si sono evidenziate la concretezza del nuovo arrivo Nadarevic, il migliore in campo, e la ritrovata vena realizzativa di Joao Silva, in notevole progresso rispetto alle precedenti gare, forse per la concorrenza del nuovo arrivo Cani. Il Bari inizia bene, dopo due minuti arriva il vantaggio, cross di Nadarevic dalla sinistra e zampata vincente di Joao Silva alla seconda rete in campionato. Col pallino del gioco che passa al Siena è tuttavia il Bari a farsi pericoloso, trovando in contropiede gli spazi per pungere la difesa senese. Al 17esimo ancora un gran cross di Nadarevic dalla sinistra, questa volta per Galano, che spara addosso a Farelli con Sciaudone a rimorchio che si perde al momento del tap-in. I toscani collezionano angoli ma si rendono pericolosi solo al terzo tentativo, al 18esimo, quando Belmonte, fischiatissimo dal pubblico, schiaccia di testa a colpo sicuro. Guarna è reattivo e controlla in due tempi. Ci riprova il Siena al 33esimo con conclusione dalla distanza di Valiani di poco a lato. Il Bari è molto attento e determinato nel pressing e nell'unico minuto di recupero concesso da Manganiello, Ceccarelli si addormenta su un lancio delle retrovie, Defendi gli ruba il pallone e buca Farelli per la seconda volta. Nella ripresa entra in campo un Siena più concreto e motivato e gli basta pochissimo per riaprire i giochi. Su cross di Fabbrini dalla sinistra al 12esimo e Cappelluzzo, subentrato nel frattempo a Ceccarelli, ad incornare anticipando Polenta e battere Guarna. Il Bari soffre la pressione del Siena, ma i biancorossi, pur con qualche affanno, tengono bene il campo, mentre il tridente offensivo cambia pelle con gli innesti di Lugo e Beltrame per Galano e Nadarevic. Un volenteroso Joao Silva al 38esimo spezza il ritmo senese e ci prova con un tiro poderoso dalla lunga distanza di poco alto sopra la traversa. Torna a proporsi il Siena alla ricerca del pareggio. Pulzetti serve al centro dell'area per la testa del solito Cappelluzzo, che conclude centrale fra le braccia di Guarna. Nel finale c'è spazio anche per Zanon al posto di Defendi e nel recupero arriva anche l'espulsione di Valiani per un colpo proibito rifilato a Sciaudone. Finisce 2-1 al San Nicola, un risultato che fa temporaneamente lievitare il Bari fuori dalla zona play-out in attesa del confronto fra Novara e Brescia.